Bella Frankie! Ciao. Lo sai vero che facciamo questa puntata solo per mangiare? Che si mangia? Gli snack, Frank. Sottomarca snack. Ho detto andavo a mangiare un po' più sano. Io ho scritto questa puntata solo per farti mangiare e tu mi vieni a dire che mangi più sano? C'è della verdura. No, non c'è. Se è la puntata degli snack, cosa c'entra le verdure? Solo goleador e goleador. Beh, passa gli snack. Oh, ma sto casino! Vogliono scrivere sull'SD. Anche io voglio scrivere sull'SD. Questa cosa turba. Noi abbiamo tante SD e ci sono le etichette. Io le avevo comprate tutte diverse apposta, così non c'era bisogno di scrivere sopra. Così tu ti devi ricordare che l'oro è per quello, l'argento invece ce lo scrivo. Poi aspetta un attimo, perché tu ti sei preso l'SD oro e non ci siamo dovuti prendere quella nera? Non ho capito questa differenza. Io faccio la seconda camera e tu fai backstage. Un'altra domanda, ma perché tu guardi video sul nostro computer mentre sei a Cavalcioni di Cesare? Perché questa cosa è particolare. Questo è il computer di Cesare, quindi io sono in prestito qua sopra. Vero, dammi un attimo la cam. Volevo far vedere quanto Tony si sta lasciando andare. Ma non mi sta lasciando andare. Ma sì, ti stai lasciando andare. Mi sto facendo crescere i capelli. Fai un attimo un 360 per vedere tutta. Ecco, esatto. A parte il fatto che ti sta venendo una testa gigante. Allora, tu sei invidioso e quando diventerò un leone della savana, perché questa è una savana, io diventerò il leone con la mia chioma, tu mi invidierai. Nel frattempo, però, c'hai una vagina. Ma come sarà la vagina? Dimmi una cosa, Tony, dimmi una cosa. L'altro giorno mi hai detto che assomigli a qualche personaggio importante. Allora, ho detto, non voglio sembrare un vanitoso, però ho detto che di sbieco. Sbieco cosa vuol dire? Sbieco, cioè un po' tipo con la coda dell'occhio. Con la coda dell'occhio assomiglio a un attore molto famoso, cioè, Danny DeVito. No, a livello di espressione DeVito. No, un attore molto virile. Alfonso Signorini. No. No. Ma è diventato famoso adesso. Adesso? Sì. Adesso. Trono di Spade. Will Smith. Ma che cosa c'entra? Guarda l'espressione. L'eunuco. Dai, Iron. Per piacere. Serio? No. Freddie Mercury. Ma no, basta, lo svelo. Vai. Sono identico a Jason Momoa. Grazie, signori. Ma cosa sta dicendo? Che cazzo è? È Aquaman. È vero, però c'è qualcosa. Vero, ma non c'è niente. Vero. Ma non... Guarda. Non è vero. Qua è Tony. La stessa espressione. È lui. Cioè, è palesemente lui. Ma. Cioè, ragazzi, qualsiasi persona su chiuda gli occhi, allora è lui. Fallo anche tu. Wow, sei Jason Momoa. Ma cosa vuol dire? Ma guardate quanto è grande Jason Momoa. Sì, è gigantesco. È enorme. È una montagna. Frankie, piglia tutto. Dai, un'altra, dai, Frankie. Dai, ti puoi lasciare andare per oggi. Dai, non mangi neanche gli snack. No, vecchio. No, non posso. Tutte tue, Frankie. Tutte tue. Tonno, sai perché oggi è un giorno importante? No, prova a pensare che data è oggi. È San Valentino! Ma no. Ah. Cioè sì, è anche San Valentino, ma perché oggi è un giorno importante? Chi se ne frega di San Valentino? Oggi 14 febbraio. L'anniversario del nostro video con meno views. No. È vero! Anche, ma... Non lo so, Dario, dimmelo! I rotoli! Il video con i rotoli! Ah! È uscito il 14 febbraio, il video con i rotoli! Dato da celebrare negli anni. Da oggi in poi, ogni anno, si celebrerà la giornata dei rotoli. È tipo la festa del ringraziamento. Tutti a casa fanno un rotolo, certo, a piacere, il 14 certo febbraio. Ma quale San Valentino? Ma quale cioccolatini e queste cose qua? Rotoli regalate alla vostra ragazza un rotolo farcito che grasso assomiglia tanto a quelli che abbiamo fatto noi. Ah, no, stavamo un no, però sì, è vero, è vero, è la giornata dei rotoli, non è San Valentino. Bravo il Cesi che nonostante non ci sia più lo schermo non abbandona la sua postazione, perché quella è solo del Cesi. Andate via tutti, tutti lontani. Il computer non ho mai montato. Ma è vero, tu non hai mai montato con il computer di Space Valley. L'ho montato stanotte perché lui dormiva. Cioè, oltre ad avere il computer, lui non è che monta il video del giorno dopo che ha urgenza. No, tu di due settimane dopo. Ma qual è il tuo problema? Vorresti toccare questo? Sì. Frank, compra un altro PC. La mia teoria è fatto. I computer qua dentro sono computer meno uno. Noi abbiamo spiegala X computer meno uno. Perché quel meno uno è sempre suo. Comunque lui deve avere un computer. Quindi noi a livello di computer siamo a meno uno. Ora siamo a zero. No, ok, siamo computer a zero. Perfetto, perfetto. Quando avremo due computer. Ah, giusto, hai ragione, hai ragione. Perché lo sarà sempre suo. Tanto io prenderò sempre quello più nuovo. Eh beh, certo. Nelson, tutto tuo. Adesso vi farò ridere. Ok. Sono a dieta. Cosa stai dicendo? Cioè, lo dici dopo che ti sei fatto. Ma
Ma hai appena mangiato tutto, hai appena fatto una puntata sulle sottomarche dei dolci. Quello è lavoro. Ma com'è lavoro? Non è che è giustificabile così. Io non posso scampare. No, sono a dietro. Per il backstage, backstage è lavoro, eh. No. Backstage, ah. Per favore, aiutatemi in questo, rispettatemi. Sono un pelo a dieta. Perché mi sono pesato. Ma potresti raccontarci la tua dieta? Cioè, in cosa consiste? No, semplicemente, soprattutto, ridurre le quantità. Quando prima mangiavo... Tre pizze, ne mangi una. Esatto. Perfetto. E già è un ottimo tu lavoro. Spiega, poi parlo io. Aiuto il mio stomaco a rimpicciolirsi, perché io adesso crepo di fame in continuazione e non ci sta. Quindi rimpicciolendo le... Basta, per favore. Ah, scusa, non lo so. Pensavo che fosse un'intervista due. È un argomento sensibile. E poi, piuttosto che ordinarmi la pizza... schifosa con tutti i formaggi eccetera, magari ogni tanto sparare della pasta normale piuttosto che delle bistecche piuttosto che delle verdure. Bravo Nels, però mi piace. Bravo. No, l'altro giorno ha detto guarda mangio bene ed effettivamente ha mangiato bene? Poteva quasi star mangiando bene, perché aveva, cosa vede? Ma pesce bianco tipo nel piatto te l'altro giorno. Sì, anche ieri ho mangiato una zuppa, poi della pasta al pomodoro. Avevi delle bistecchine, un po' di purè. Ah, ma io pensavo lo volessi smontare. Ah, aspetta, bistecchine, purè e poi mezzo chilo di stracchino. Ma era una porzione grande così, No, era un toccone così che stava. No, sono le monoporzioni che compri, monoporzione, te lo giuro. Monoporzione per una persona in sovrappeso. Ma poi lo stracchino, cioè. Vabbè, ma non è che lo stracchino è aria. Ma cioè, a me sembra che comunque sono passi da gigante, passare dalla pizza di Domino's cicciona a quello, no? Allora. Dal kebab a quello. Te devi fare un taglio drastico, almeno. No, non devo proprio fare un taglio drastico, perché hai formaggi, qualche commento sulla questione. Deve smettere di mangiare. Hai ragione, smetti di mangiare. Io purtroppo riconosco la mia debolezza in questo, non sono disposto a fare un taglio drastico. No, tu lo fai. Perché sto male. Cosa lo stai palpando? No, sono stato io. L'altro giorno, sapete cosa è successo? Adesso io lo ammetto per mostrare le mie debolezze. Vai, mostrale tutte. Tanto ormai è diventata una confessione. Era circa l'una di notte, mezzanotte. Ho preso un pacco di Cheerios. No, dai, di nascosto? No, ero a casa con la mia ragazza. Ho preso questo pacco di Cheerios naturalmente per mangiarmelo. E lei ha iniziato a dirmi: no, non lo mangi perché per la tua salute, non lo mangi. E me lo prendeva. Ok. E io ho smattato da ciccione. Ho iniziato a urlare e ho detto: che cazzo vuoi? Io mi mangio quello che mi pare. Lo sai mia madre? E poi ho capito che era uno schizzo dovuto dal cibo, dalla mia ciccionaggine. Le ho chiesto scusa e da quel giorno ho capito che devo darci un taglio. Anche secondo me, Nelson. Sì. Bravo, Nelson. Guardate che cosa stiamo creando. Il Tupperware dei vostri sogni, signori. Questo è il Tupperware. Mio! Bella! No, portalo qui. Aspetta, non è finita. Ci possiamo ancora mettere qualcosa. Ci possiamo mettere ancora qualcosa. Ci possiamo mettere. Non è finito. Mettici, aggiungi qualche barretta. Vai, va bene. Chi è che ha lo scrigno di dolci? Tu no, Bic. No, Bic. Lascia, Bic. No, lascia, Bic. Bic, lascia. Lascia, Bic. Tieni stretto bene. No, lascia, no. Scappa, vai. È giunto il momento di andare a portare al mio piccolo amico Hagrid un po' di dolcetti. Ehi, ciao. Siamo di nuovo insieme, piccola crostatina. Abbiamo creato lo scrigno dei dolci e tutti stanno lì ad accaparrarseli. Perché il mondo funziona così, no? Appena c'è qualcosa di buono lo vogliono tutti. E nessuno che condivide mai nulla con gli ultimi, con i più deboli. E questo è che succede al giorno d'oggi nel mondo, vero Hagrid? E dov'è il senso di comunità? Il senso di stare insieme, di condividere le cose, di... Dov'è? Piccolo lombrico baboso. Comunque, quando siamo andati a fare la spesa per la puntata degli snack che abbiamo girato oggi, siamo impazziti a scegliere le cose. Sottomarca è sempre un po' difficile farlo, perché devi girare per tutti i supermercati, devi sperare di trovare la sottomarca, insomma, richiede un po' di giretti sparsi in giro. E nel girare ci siamo accorti che esistono veramente tantissime cose che ancora possiamo mettere alla prova, tantissimi test di sottomarca che ancora possiamo fare. Anche con gli snack ne abbiamo selezionati 5 tipologie, ma in realtà avremmo potuto fare una puntata di 50 minuti soltanto andando a mettere a confronto le marche principali con le sottomarche. Insomma, ce ne sono veramente tantissime. Quindi, se hai voglia in questo momento, mentre stai guardando questo video, se sei lì che dici ma guarda, secondo me potreste fare questo, scrivilo nei commenti, scrivilo, perché noi qui su Around the Valley leggiamo i commenti con gli occhi e anche con il naso. No, hai preso il pesciazzo oggi, hai fatto bene oggi. Pesciazzo.
pesciazzo. Era in offerta. Pesciazzo. No, ma poi voglio farmi dell'abbinamento. Cioè, ha preso del tacchino. Ma questa è per merenda, questa è per merenda. Quella è la merenda, dai. Vorrei porre l'attenzione sul pranzo di Frank. Col 50%. Che è. Senti il rumore? Sì. Cos'è? È un mattoncino, Frank. Ma Frank, ma è per le pecore quella. Non si rompe? Vai adesso. Devo tagliarla a metà in orizzontale. Devo tagliarla orizzontale. Deve fare il panino, dai. Povero Frank. Guarda che è tutta crepata. Sì, ma pensa che sia crepata e non si è neanche rotta. Cioè, gli ho dato delle ginocchiate. Ma scaldala. Capisci cosa devo fare? Perché tu non mi porti il pane. Hai ragione. Cioè, ci vuole una spadellatina in più. Ma ogni volta mi scordo. Una manciata in più. Hai ragione. Parlo con tua mamma. Ma li faccio io. Ho capito, oggettivamente cosa ci metteremo? Prova col martello. No, dovremmo una sega circolare. Nick, è il momento di chiudere questo backstage. Lasciami stare. Nick, allora. Nick, devi chiudere il backstage. Nick, chiudi il backstage. Hagrid, chiudi il backstage. Lascia stare Hagrid. Basta, guarda che si è lamentato Hagrid. Detto, ma chi è quel pazzo? Non è vero. Tutti i giorni. Non è vero. A dire le cose all'orecchio. Ma chi è? Hagrid, tranquillo. Non è vero. Non verrà più a disturbarti. Non hai detto così. Ha paura di te.